Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Gli spettacoli da non perdere quest'estate, al di là delle temperature che si respirano oggi e comunque estate, c'è l'unica tappa piemontese di Diodato all'interno di Collisioni. Tutto questo arriverà e succederà il 30 di luglio ad Alba, ma io a questo punto direi che ci facciamo raccontare tutto da Diodato stesso, perché al telefono con noi. Benvenuto, ciao! Ciao! Che piacere ritrovarti, ciao, ben trovato. Allora, ho visto che sei già stato al Forte di Bar ad Aosta, quindi qui vicino, insomma. E tra l'altro per te Aosta è significativa perché tu nasci lì proprio, vero? Sì, sono andato lì per caso un po' di anni fa. È bello poterci tornare, devo dire che la musica ultimamente mi sta dando diverse occasioni. Ero partito nel 2020 con il tour proprio da lì. Ci sono ritornato quest'anno e spero di tornarci molto spesso in futuro. Beh, allora adesso a questo punto devo chiederti che legame hai, se ce l'hai, con le Langhe, perché è la terra che ti ospiterà proprio il 30 di luglio nella tua data piemontese ad Alba. Guarda, all'interno di Collisioni. Sì, ho soprattutto un legame col vino di quella zona. E allora devo dire che caschi benissimo, non bene, benissimissimissimo, perché insomma... Sì, davvero, sono molto appassionato, dal punto di vista anche molto della natura, del cibo, del vino di quella zona, e quando posso ci vado spesso, anche proprio per passare delle belle giornate. Quindi sai già bene che quelle colline sono veramente terapia per gli occhi, ecco. Sì, sono davvero, mi rimettono in pace. E poi ripeto, se sono accompagnate anche da buon cibo e buon vino, allora pensi davvero che sia una vita meravigliosa. Ecco, a proposito di una vita meravigliosa, parliamo delle tue canzoni che ovviamente porterai a Collisioni, compreso anche il nuovo album che si chiama così, speciale, 10 nuove tracce, 10 nuove canzoni che noi ovviamente ascoltiamo già, perché insomma c'è Così Speciale, c'è Occhiali da Sole con cui ci stai accompagnando quest'estate, poi ci sono altre canzoni. Tra l'altro c'è una collaborazione anche molto importante, addirittura un Grammy Awards che ha partecipato al tuo disco, dico bene? Sì, la produzione curata da Tommaso Colliva, che aveva già lavorato con me nell'album precedente, che è appunto Che Vita Meravigliosa. È un album a cui tengo molto, perché racconta molto di me in questo periodo, e ci tenevo che fosse presente ovviamente in questo tour. È stato protagonista assoluto del tour nei club che abbiamo fatto ad aprile a maggio. E anche in giro per l'Europa, e ci saranno brani di quest'ultimo album anche in questo tour estivo. Ovviamente però ci sono anche brani che vengono dagli altri miei lavori passati, anche perché ce ne hai regalati tanti, insomma, dal Festival di Sanremo, che poi insomma da lì in avanti tutto finito, ecco. Poi hai partecipato anche a un sacco di colonne sonore di film importanti, ecco, Roberto Baggio, ma non solo, anche Ozpete, La Dea Fortuna, insomma tutte che vedono te come voce, te come firma. Sì, anche Diabolik, l'ultima esperienza con il brano Se Mi Vuoi, che è all'interno appunto di Così Speciale. E col cinema ho un bel rapporto, io amo il cinema, è una grande passione della mia vita, quindi appena mi propongono qualcosa mi si accende sempre un fuoco dentro e comincio a scrivere, quindi spero in futuro ci siano altre occasioni, ci sono tanti registi con cui mi piacerebbe collaborare. Ed è una cosa molto bella, perché sono due arti che in qualche modo si amplificano a vicenda. Devo dire che confermo, nel senso che poi quando ascolti la canzone e la vedi anche sul grande schermo o comunque associata, ecco, quella canzone, se già ti piaceva, poi assume un valore ancora più grande, ecco. E mi è capitato personalmente con la tua canzone con La Dea Fortuna, ecco, di Ferzan Ospite, che mi è proprio successa quella roba lì, cioè già era bella, ecco, poi lo vedi trasposta e dici cavolo, che bella, che ancora di più, ecco. Quindi ci auguriamo. Sì, sono due, appunto, due arti che insieme stanno bene, e la storia del cinema insomma lo dimostra, come la storia della musica anche. Ci sono spesso
date una mano, no, a vicenda, ma comunque sono entrambe legate alle sensazioni e alle emozioni, e quindi quando lavorano insieme amplificano poi quelle emozioni lì. Allora, noi ovviamente ti aspettiamo qui in Piemonte, terra meravigliosa che ti ospiterà. Collisioni, l'appuntamento imperdibile è appunto per il 30 luglio ad Alba. Diodato, quando passi invece da Torino, noi ti aspettiamo in radio direttamente, così le due chiacchiere anziché al telefono le facciamo davanti a un caffè. Vengo a trovarvi presto, anche un bicchiere di vino va bene. Quello non manca mai, ti aspettiamo, a presto, ciao. Un abbraccio grande, ciao. GRT.